A proposito, te quant'è che ti operano? Il tempo dell'analisi, 2 o 3 giorni. 15, 20. Perché? Mi hanno detto, mi hanno assicurato che... Fidati, io ci vivo qui dentro. Lo vedi, Mannozzi? Tu ci sei rimasto 33 giorni su quel letto prima di farsi. Come 33 giorni? Con tutta la carina del vostro letto che c'è? È proprio per quello, no? Come sarebbe a dire proprio per quello? Sai quanto tempo si potrebbero fare le tue analisi? In 2 giorni, farà breve i risultati. Allora, secondo te, perché l'ospedale ti hanno occupato un letto tanto tempo quando tutta questa gente aspetta anni in lista d'attesa per essere ricoverata? Per creare liste d'attesa lunghe, così che non gli vada ad aspettare, se ne va in clinica privata e paga. E chi non può pagare, che fa? Aspetta. Che deve fare? Aspetta. Oppure compra un posto letto. Compra un posto letto? Qui dentro c'è qualcuno del personale che può farti passare in cima alla lista d'attesa. Basta pagare. Non chiedono molto. Pure il mercato dei letti. Che ci vuoi fare? La gente soffre. Vuole guarire in fretta, non vuole aspettare. Ma i luminari non dicono niente? I luminari? Ma i luminari sono i più contenti, no? Sennò come farebbero a rubare i soldi alla gente nelle cliniche private? Qui dentro il grande professore ormai fa solo roba a rischio. Il bello è che quei poveracci che gli fanno da cavia, dopo che hanno aspettato una vita in lista d'attesa, non sono nemmeno sicuri di essere operate da lui. Pure? Questa è una struttura pubblica. Se al tuo professor Larry quel giorno gli suona la sveglia, cosa credi, che la rimandano all'operazione? Beh, forse magari con te che sei un SPI. E che sei? Caricata a molla, sei?